appuntamento con l'informazione di Teleunica. Il ritiro delle nevi causato dai cambiamenti climatici degli ultimi anni ha consentito un ritrovamento eccezionale sui monti presso il passo dello Stelvio. Due escursionisti hanno individuato nella neve quelli che a prima vista sembravano solo oggetti appartenenti a soldati che hanno combattuto sul fronte alpino durante la Prima Guerra Mondiale. Dal piccolo schermo al grande schermo, il TG di Teleunica, condotto da Chiara Tornadù, la notizia del ritrovamento fra i ghiacci dello Stelvio di reperti risalenti a 100 anni fa, i tempi della Grande Guerra. Inizia così Soldatini di Ghiaccio, il film proiettato in anteprima nella sala Succetti di Confartigianato Imprese Sondrio, associazione che ha sostenuto il progetto assieme a PFP Valtellina, BIM, Parco dello Stelvio, Lions Club Morbegno, lungometraggio diretto da Gianluca Moiser e Maurizio Gusmeroli, che hanno firmato la sceneggiatura assieme ad Anna Galimberti e Marilena Marmo. Sostanzialmente è la storia di una giovane giornalista che alla sua prima esperienza deve fare un servizio su quello che è stato il ritrovamento grazie allo scioglimento dei ghiacciai del corpo di un soldato morto durante la Prima Guerra Mondiale. E questo ci dà l'occasione di fare dei continui flashback e quindi di introdurre il secondo piano temporale, ovvero il fronte della cosiddetta Guerra Bianca, la guerra combattuta appunto in quota e che ha interessato il nostro territorio, la Valtellina, raccontando la storia di due ragazzi, due amici che casualmente sono insieme anche a condividere questa tragica esperienza. Prezioso il lavoro svolto dagli studenti del PFP Valtellina che assieme ai loro insegnanti hanno realizzato le divise e le mimetiche indossate dai nostri militari un secolo fa. Abbiamo fatto uno studio con l'insegnante di storia per vedere un attimino la Prima Guerra Mondiale e siamo andati a fare una ricerca nei nostri musei e in collaborazione col professor Moiser per realizzare questi costumi. È stata una sfida perché nel campo moda si guarda sempre al futuro. Noi siamo tornati indietro, immedesimandoci un attimino anche in quello che era l'ambiente di allora. Abbiamo potuto anche lavorare e apprendere anche delle tecniche leggermente differenti da quelle che siamo abituati a utilizzare. Ha visto collaborare me con la compagnia Gente Assurda e con il regista Gianluca Moiser. Più o meno ha richiesto un anno e mezzo di lavoro, coinvolgimento di una novantina di persone, tra attori, comparse, persone che ci hanno dato una mano. La prima ufficiale sarà probabilmente alla mostra dei parchi fuori concorso.